Un volo della United Airlines proveniente da Israele diretto a Newark ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a New York venerdì a causa di una turbolenza che ha provocato il ferimento di diversi passeggeri, i quali hanno necessitato immediatamente di cure ospedaliere. L'aereo decollato da Tel Aviv 10 ore prima è stato costretto a dirigersi verso l'aeroporto internazionale Stewart di New York a causa di forti venti che hanno generato panico e ferite tra i passeggeri. La Federal Aviation Administration ha confermato che il volo 85 della United Airlines è atterrato in sicurezza intorno alle 18:45. Dopo che l'equipaggio ha segnalato un'emergenza medica per un passeggero, il Boeing 787 stava dirigendosi verso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty nel New Jersey. Secondo quanto riportato, almeno 22 passeggeri avrebbero riportato conseguenze fisiche a causa delle turbolenze. Sette di loro sono stati trasportati in ospedale per controlli medici. Tra i sintomi riportati, alcuni passeggeri avrebbero sofferto di chinetosi, un disturbo neurologico che può manifestarsi durante movimenti ritmici o irregolari del corpo, come quelli che si verificano durante i viaggi in aereo.